Insieme al dottor Palmas, odontoiatra, parliamo di un fenomeno in forte crescita, che è quello del turismo odontoiatrico all'estero. Benvenuto, dottor Palmas. La domanda che le voglio fare è questa: quali sono i rischi che corrono le persone che scelgono di andarsi a curare all'estero? Il rischio principale delle cure all'estero è quello di cadere nella rete dei procacciatori, ovvero sono persone italiane che prendono soldi in nero, spesso percentuale su quello che è il totale pagato dei malati all'estero. Queste persone non sanno nulla di salute, non sanno nulla di denti, sono molto pericolose perché rischiano di far incontrare i malati con la clinica sbagliata. Ogni malato, ogni patologia, ogni condizione anatomica necessita di uno specialista in quella patologia. E questi procacciatori dove agiscono? Io so di tour che portano col bus dal nord Italia fino alla Croazia, prendono percentuali dalle cliniche e riportano indietro i pazienti. Quando un paziente perde completamente i denti, la situazione è molto complessa. Non tutte le cliniche all'estero sono attrezzate, equipaggiate e hanno l'esperienza, anestesia generale per fare questi tipi di intervento. C'è il rischio che propongano al paziente trattamenti semplificati che non sono all'altezza della situazione e il paziente si ritrova a aver buttato per l'ultima volta una marea di soldi, non si potrà più curare, oltre che ritrovarsi un danno biologico in bocca incalcolabile. E senta, quindi lei che consiglio vuole dare alle persone che decidono di imbarcarsi in questa situazione? Il mio policlinico è un policlinico privo di rete commerciale, è il paziente il primo che deve informarsi. I miei pazienti hanno accesso a una university online della durata di un anno, dove loro alla fine del percorso capiscono se è il caso di andare all'estero oppure se non è il caso di andare all'estero. Quella è la più importante cosa che un paziente può fare.